Mamma mia ragazzi, che puntatona ho preparato per voi oggi. Vi piace il salmone affumicato? Io vi devo dire la verità, lo amo. Non dico che lo mangerei tutti i giorni, ma poco ci manca. Avete capito che quello che è davanti a me non è del salmone comprato, ma è il salmone affumicato che ho realizzato io. Oggi lo andremo a preparare insieme, però mi raccomando, lasciate dei like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere aggiornati sui video proprio che verranno caricati qui sul mio canale La Cucina per Tutti. Allora, prendiamo nota, perché questo è un tutorial, ormai lo sapete, quindi mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ci serviranno davvero pochissimi ingredienti per realizzare questo salmone affumicato. Allora, ve li vado ad elencare. 500 g di filetto di salmone, 200 g di sale, 100 g di zucchero, dei semi di finocchio macinati e poi, come vedete, c'è una busta con delle foglie, con della corteccia. Questo ci servirà per l'affumicatura. Vediamo quindi cosa fare come prima operazione. La prima fase della nostra preparazione prevede il congelamento del salmone. Questo ci permetterà di evitare qualsiasi tipo di microorganismo, come per esempio l'anasakis, che può essere dannoso per la nostra salute. Quindi prendo il salmone, lo vado ad adagiare sulla pellicola trasparente, lo chiudiamo e lo andiamo, come abbiamo detto, a congelare per almeno 3 giorni. Dopo 3 giorni nel congelatore ho tirato fuori il salmone. Ora aspettiamo che si scongeli completamente e possiamo iniziare con la prima lavorazione. Ora che il salmone è ritornato ad essere completamente morbido, facciamo 2 operazioni. La prima sarà andare a capire se ci sono ancora delle lische rimaste sul filetto, ed effettivamente qualcuna ce n'è ancora. Quindi noi con una pinzetta andiamo a fare questa operazione. Prendiamo la lisca, che sentiamo ovviamente con le dita, e la andiamo ad eliminare. Andiamo a finire quindi tutto quanto il dorso del filetto. Andiamo ora a togliere le parti grasse che non ci serviranno per l'affumicatura, quindi questa parte che vedete qui la andiamo tutta quanta a togliere. E facciamo la stessa cosa anche con questa. Benissimo, abbiamo il nostro filetto di salmone pulito, privato delle parti grasse, delle varie lische che erano rimaste. L'unica cosa che andiamo a lasciare sarà la pelle. Vediamo come continuare. Iniziamo ora la fase di salatura. Quindi ho preparato una boule più grande dove andrò ad inserire il sale, lo zucchero ed i semi di finocchio macinati. Dopodiché con un cucchiaino andrò a mischiare i 3 ingredienti. Ci prepariamo una pirofila, una vaschetta, un contenitore dove andare a posizionare il salmone e cominciamo a mettere sul fondo il nostro preparato in questo modo. Ed una volta che abbiamo completato la base della nostra pirofila, andiamo a mettere tutto quanto il nostro preparato sopra il filetto in questo modo, avendo cura di massaggiare per far aderire bene lo zucchero, il sale e i semi di finocchio su tutta quanta la superficie del pesce. Questa è una fase necessaria per 2 motivi principali. Uno, perché l'azione del sale permetterà ai liquidi presenti nel filetto di uscire, e il sale insieme allo zucchero e ai semi di finocchio ci permetterà di aromatizzarlo al meglio e quindi di creare un filetto di salmone affumicato e anche salato. Ora noi lo andiamo a coprire con della pellicola trasparente e lo mettiamo in frigorifero per alcuni giorni. Poi vediamo quando sarà pronto, che colore avrà assunto. Ci vediamo fra qualche giorno. Anche quest'altro riposo in frigorifero è finalmente terminato, ma guardate qui che roba, eh! Ora vado a togliere la pellicola. Il sale ha permesso, come abbiamo detto, la fuoriuscita dell'acqua e dei liquidi presenti nel pesce, nel salmone, ma ce n'è davvero tanta. Ora andiamo a scolarla, vi faccio vedere nel lavandino qual è l'altro procedimento. Andiamo a togliere il filetto dalla pirofila e andiamo a sciacquarlo per bene. Lavarlo ci permetterà di togliere tutte le impurità e tutto il sale che era rimasto ovviamente presente sulla superficie. Tra l'altro guardate che bel colore assunto,
vi parlavo proprio di questo bel colore e tra l'altro anche al tatto risulta molto compatta come carne. Ora andiamo ad asciugarlo. Prendiamo due fogli di Scottex, glielo andiamo a mettere per bene dentro e lo asciughiamo bene. Il salmone è asciutto, tra l'altro guardate, colore davvero fantastico. In teoria sarebbe già pronto così, lo potete già degustare in questo modo, però possiamo fare anche l'affumicatura, che è il passaggio che faremo ora. Credetemi, il procedimento è davvero molto semplice. Prepariamoci una padella in questo modo, poi accendiamo il fuoco e poi, guardate, abbiamo un po' di corteccia, qualche legnetto, qualche rametto, lo andiamo a mettere dentro, intanto teniamo a fuoco medio. Spezzettiamo anche un po' la corteccia, così ci sta nella pentola, ci sta nella padella. Io sono andato ad aggiungere anche qualche fogliolina. Qual è il procedimento da fare ora? Sarà quello di aspettare che cominci a scaldarsi la padella. E noi come facciamo? Mettiamo sopra il coperchio in questo modo e vedrete che dopo qualche minuto verrà creato appunto dalla combustione un fumo all'interno del coperchio, all'interno della padella. Ma non è ancora pronto, dobbiamo aspettare ancora qualche minuto che in qualche modo la corteccia insieme alle foglie, per così dire, prenda un calore adatto a creare quel fumo che serve per creare e per fare l'affumicatura al salmone. Finalmente sta fumando, come vedete anche sul coperchio la condensa è sparita del tutto, vediamo come continuare. Come vedete avremo bisogno del forno, l'ho aperto, vado ad accendere la luce, avremo bisogno della griglia, dove posizioniamo il salmone, mettiamo dentro, poi con il coperchio ancora sopra andremo a prendere la padella, la mettiamo qui nel forno, prepariamoci anche una padella dove in genere cuociamo le castagne e con un movimento rapido togliamo il coperchio e la andiamo a mettere in questo modo, chiudiamo e aspettiamo almeno un'oretta affinché il fumo faccia affumicare, scusate il gioco di parole, proprio il nostro filetto. In cucina apriamo le finestre, ragazzi, perché altrimenti ci affumichiamo pure noi. Questo intanto vi faccio vedere in forno, è il clima ideale, per così dire, il procedimento giusto, perché all'interno si è creato il fumo e intanto il nostro salmone sta prendendo tutti gli odori della corteccia e delle foglie. Ci manca ancora una mezz'oretta perché per quanto mi riguarda è passata circa mezz'ora. Guardate, non si vede per bene perché ovviamente è invaso dal fumo il forno. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere, mi raccomando ragazzi. Il fumo si è completamente diradato. In realtà io ho tenuto il pesce per circa un'ora e mezza. Gli ho dato ancora più profumo, gli ho dato ancora più intensità. Apro il forno e metto su un piatto il nostro filetto di salmone affumicato. Tra l'altro è anche un pochino tiepido perché ovviamente per come dire, fare il fumo le foglie e la corteccia si sono scaldate parecchio, quindi è proprio tiepido, non è molto caldo. Ora che cosa facciamo? Ora possiamo fare sia la degustazione, quindi andarla a mangiare in questo momento, oppure andarlo a riporre in frigorifero, meglio ancora se sotto vuoto. Finalmente è arrivato il momento di andarlo a tagliare. Io vi dico, l'avevo messo sotto vuoto anche perché un paio di giorni ancora in frigorifero dà la possibilità al salmone di compattarsi per bene. Andiamo a tagliarlo, vediamo un po' com'è venuto. Facciamo delle belle fette, come potete vedere, guardate come si taglia bene. Guardate che bello, guardate come si taglia, guardate. Guardate. Queste sono davvero delle fettine bellissime, bello compatto. Io andrei ad assaggiarlo, Finalmente, ragazzi, siamo arrivati alla prova dell'assaggio. Tra riposo, salature, eccetera, eccetera, ero anche abbastanza stanco di aspettare di assaggiare questo salmone. No, dai, sto scherzando. Ne vale la pena, ve l'assicuro, perché farlo in casa è una soddisfazione grandissima. Andiamo ad assaggiarlo. Allora, innanzitutto iniziamo con il profumo. È un profumo dove spicca ovviamente l'affumicato, ma non è esagerato perché non è che l'abbiamo tenuto per 2 o 3 giorni come a volte fanno anche le grandi aziende. Molto buono, si sente anche un po' il seme di finocchio che dà, diciamo, questo aroma molto particolare al salmone affumicato. Assaggiamolo. Buonissimo, la sua carne si è compattata bene, l'abbiamo detto più volte, è salato al punto giusto.
Se volete un pochino meno sale, tenetelo un giorno in meno, diciamo, nella sua marinatura, nella sua salatura. Davvero top. Fatemi sapere come vi è venuto, seguitemi sulla mia pagina Instagram e, come abbiamo detto anche all'inizio del video, mi raccomando, attivate la campanella, è fondamentale per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati. Da Chef Fabio ed è questo ottimo salmone affumicato, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi, me lo vado a finire piano piano.